Benvenuto in questa lezione in cui inizieremo a conoscere il pannello riempimento in base al contenuto e tutti gli strumenti che offre, che ci consente di rimuovere oggetti indesiderati da un video. Fino a poco tempo fa la rimozione di un oggetto o di un'area indesiderata da un video poteva essere un processo lungo e complesso. Grazie a questo set di strumenti potrai facilmente rimuovere dal video oggetti indesiderati come microfoni, aste, persone in pochi semplici passaggi. Basata su Adobe Sensei, che utilizza l'intelligenza artificiale per semplificarti la vita, aiutandoti a creare senza alcuna difficoltà, questa funzione tiene conto del tempo, quindi rimuove automaticamente un'area selezionata, analizza i fotogrammi in un dato arco di tempo e genera nuovi pixel a partire da altri fotogrammi. Con Adobe Sensei, che si occupa di tutto, a partire dall'organizzazione fino all'editing e alla produzione, puoi concentrare le tue energie su ciò che ami fare davvero, ideare, sperimentare e creare. Basta disegnare una maschera intorno a un'area e After Effects la sostituirà immediatamente con nuovi dettagli dell'immagine ottenuti da altri fotogrammi. Il pannello riempimento in base al contenuto, Content Aware Fill, che possiamo trovare qui nell'elenco Windows, include diverse opzioni per rimuovere oggetti indesiderati e riempire aree trasparenti. Nel menu a discesa possiamo impostare il metodo di riempimento. Possiamo selezionare Oggetto per rimuovere un oggetto dal metraggio, Superficie per sostituire la superficie di un oggetto, Fusione Bordi, che è utile per sostituire gli oggetti statici su superfici senza texture, come del testo su una carta. Ma cominciamo dal metodo più semplice, proprio quest'ultimo, fusione bordi. Apriamo la composizione FAC. Qui è presente una semplice scritta su una lavagna. Fusione bordi unisce i pixel dei bordi circostanti per eliminare l'oggetto. Il rendering è rapido e si presta come in questo caso per oggetti statici. Selezioniamo il livello nella timeline, posizioniamo l'indicatore di tempo corrente sul fotogramma di riferimento e disegniamo una maschera intorno all'oggetto da eliminare. Ora impostiamo per la maschera come metodo di fusione sottrai. Questa sarà l'area che After Effects dovrà riempire. Nel pannello riempimento in base al contenuto possiamo decidere se espandere l'area della trasparenza agendo su espansione alfa e questa opzione serve per aumentare l'area da riempire. Il riempimento in base al contenuto non richiede un mascheramento preciso e può offrire risultati migliori se l'area comprende anche dei pixel all'esterno dell'oggetto da rimuovere. A mio avviso è sempre meglio lavorare direttamente sulla maschera espandendola. Selezioniamo il metodo di riempimento, fusione bordi, Edge Blend. Più in basso, in intervallo, Range, possiamo scegliere se eseguire il rendering del livello di riempimento solo per l'area di lavoro o per tutta la durata della composizione. Quando viene impostato sull'area di lavoro, impedisce al riempimento in base al contenuto di prelevare contenuto al di fuori dell'area di lavoro. Per il momento è tutto quello che ci serve. Possiamo cliccare su Generate Fill Layer, ovvero genera livello di riempimento. Con il metodo di riempimento fusione bordi, per riempire l'area trasparente verrà eseguita la campionatura e la fusione dei pixel lungo i bordi dell'area trasparente. After Effects ha quindi creato un nuovo livello di riempimento, ovvero una sequenza di immagini che è andata a sostituire l'area trasparente che abbiamo creato con la maschera. Nel pannello progetto è presente un nuovo raccoglitore con la sequenza PNG. Ti aspetto nelle prossime lezioni per analizzare nel dettaglio questi comodi strumenti e applicarli a diversi casi. Potrai scaricare tutte le risorse utili alle esercitazioni in cui elimineremo sia oggetti statici che dinamici dall'inquadratura, rimuovendo in maniera pulita gli oggetti dalle riprese in cui l'illuminazione varia da un fotogramma all'altro e vedremo anche come eliminare un tatuaggio utilizzando After Effects in combinazione con Photoshop.